città di Roma, siamo alla zona vicino al Tevere, ma siamo dentro la Rocacis, storico luogo di cultura ma anche di spettacolo. Perché di spettacolo? Perché, come vedete dietro, la mia immagine, eccolo qua, è posto, stiamo per essere, introdurre uno, diciamo, un evento importante. 90 anni, questa là, i numeri, 90, di che cosa? Dalla nascita di un famoso, c'era una volta, diciamo, Sergio Leone, un film, un regista, un famoso regista, che abbiamo già parlato qualche tempo fa, chi ci segue, abbiamo già diciamo, scoperto il suo luogo di sepoltura. Non è a Roma, non è a Bologna, non è... ma è vicino Pomezia, in un luogo, in un piccolo borgo. Perché forse era... viveva in quella zona? Non si sa. Rumors in questo senso. Allora, tra qualche secondo, insieme al Comune di Roma, naturalmente al Museo Cineteca di Bologna, musei in Roma naturalmente, c'era una volta a Sergio Leone la grande mostra della Rapace per i 90 anni della nascita e 30 della scomparsa del regista. Sono 30 anni, tra qualche secondo, conferenza stampa, presentazione e la mostra, e vedremo che cos'è. Intanto un anticipo, una location di uno dei tanti film. Tra poco. E all'inaugurazione di questa mostra straordinaria, c'era una volta Sergio Leone, è un titolo che non richiede spiegazioni per chiunque conosca questo gigante del cinema. Ci si può chiedere perché dedicare una mostra a chi ha avuto un mezzo di espressione così diverso, no? La mostra, che è lo specifico di noi archeologi, storici dell'arte, è un ambito un po' più statico, però è l'ambito della celebrazione. Io credo che la grande mostra in Italia serva proprio a rendere omaggio nel trentennale della scomparsa, nei 90 anni dalla nascita, proprio l'omaggio a questo grandissimo italiano, a questo gigante del cinema. E ne parlerà poi più direttamente chi ha curato questa mostra, però vorrei esprimere così a livello personale, anche da fan di Sergio Leone, come credo la maggior parte degli italiani, la commozione nel vedere una mostra che riesce ad equilibrare così bene il versante privato, quindi il racconto dell'uomo, e il versante pubblico, con alcuni segreti che chiaramente farà molto piacere a tutti scoprire in questo percorso, e con l'emergere di questa capacità di muoversi tra le fonti culturali. Quindi io sottolineo in particolare quelle delle arti visive, quindi il riferimento a Goya, di cui collezionava le incisioni, il riferimento a Di Chirico, il riferimento alla pop art americana, tutti i temi che percorrendo con Federica Pirani, che ringrazio, il nostro direttore dell'ufficio mostre, che tanto ha lavorato a questa iniziativa, emergevano con grande forza. Ma direi che anche tutto questo, diciamo, percorso che inizia con il Colosso di Rodi e finisce con C'era cioè una volta in America, e ha poi l'ultimo elemento, quello del film incompiuto, però si coglie questo progredire di un'esperienza che è un'esperienza culturale molto forte e complessa. La bellezza di un'esperienza culturale che ha un retroterra ricco e che il retroterra non ci vive. E quindi c'è una semplicità di realizzazione, però poi quando si va a scalare si scopre, e solo per fare un riferimento tra i molti che si potrebbero, c'è poi questa scena finale di C'era una volta in America con De Niro nella fumeria d'occhio, dove uno rivede la realtà e il ricordo del sogno, ed è come se Calderon della Barca fosse andato al cinema, no? Ci sono dei momenti di forte emozione, ma non dirò di più perché non è che a me non spetta a me, diciamo, entrare in questo racconto. Invece spettano a me una serie di ringraziamenti, intanto ai colleghi del museo Orietta Rossini e Lucia Spagnolo, che hanno seguito tutta questa gestione
a Federica Pirani, all'Ufficio Mostre, ma in particolare alla Fondazione Cineteca di Bologna, nella persona del suo direttore Gianluca Farinelli, che è anche il co-curatore, insieme con il Centre National du Cinéma et de l'Image Animée e la Cinémathèque Française, che hanno coprodotto il progetto e l'hanno ospitato nella prima sede di Parigi, e sono grata veramente per la scelta della Rapaces come luogo. Sono molto emozionata, non di parlare, ma di essere qui oggi, perché questa mostra che ho già visto a Parigi è una mostra straordinaria. Io continuo a ringraziare Gianluca Farinelli per aver avuto l'idea di farla, per averla fatta con tanta dedizione, ironia, intelligenza, sapienza. È una mostra davvero che lo racconta, racconta mio padre, racconta l'uomo, racconta il regista, ovviamente il cineasta, e quindi diciamo che per me è un tuffo nel passato. È un'emozione importante, perché quello che ci avevamo detto con Luca, quando mi ha raccontato l'idea di fare questa mostra, e ho apprezzato tanto la sua volontà di far capire che cosa, da dove fosse partita l'opera di mio padre e dove fosse arrivata e dove continui ad essere. E penso che questo sia un modo nuovo, intelligente, diverso di raccontare il lavoro, in questo caso di mio padre, ma in generale, no? Cioè capire che cosa poi un regista come lui ha lasciato nel tempo. Questa è stata la cosa che mi ha forse colpito di più. Emozionato mi ha emozionato tutto, insomma, la voce, le cose, sono le cose ironiche, divertenti, che lo rappresentano tantissimo come uomo. Quindi io sono qui per ringraziarlo in primis, e ringrazio la Cinémathèque Française, perché comunque senza il loro input e ok iniziare probabilmente non si sarebbe dato l'avvio a questa mostra. E ringrazio tutti quanti a Roma, ringrazio Luca, ringrazio Maria Vittoria, ringrazio Lara Pacis, che comunque ci ha accolto, e non c'era posto più bello, più significativo per riportare a Roma un romano. E quindi sono davvero molto grata a tutti, perché dico che ho il privilegio di essere... Io penso che qualsiasi figlio vorrebbe nel tempo poter ricordare i genitori in questo modo. Io e Francesca, Andrea, abbiamo questa fortuna. Un po' ci lavoriamo, un po' viene da sé. Però è comunque, so che per lui sarebbe stato molto, molto importante. Cioè di questa mossa sarebbe stato molto soddisfatto. Quindi grazie. Gianluca Farinelli, introduci nel cuore della mostra. Grazie, anch'io devo ringraziare Raffaella, Francesca, Andrea, la famiglia che ha creduto nel fatto che si potesse realizzare questa mostra, che con straordinaria generosità ha aperto i suoi archivi. Poi devo ringraziare il Comune di Roma, la Rapacis. Credo che non ci fosse un luogo più giusto al mondo dove ospitare una mostra dedicata a Sergio Leone. E devo ringraziare la Cinémathèque Française, che ha avviato il progetto l'anno scorso, anzi 2 anni fa, in ottobre inaugurammo a Parigi. È stato a Parigi un enorme successo, ha fatto 60.000 presenze, c'è un record assoluto di presenze alla Cinémathèque Française. Purtroppo l'aereo del direttore Bonnot è in ritardo, in questi giorni spostarsi dall'Italia alla Francia, dalla Francia all'Italia è molto complicato. Lo attendiamo e speriamo che arrivi presto.
per noi, e appunto qui devo ringraziare Antonio Piccini e Rosario. Ma la cosa geniale è che sono due film completamente diversi, perché è vero che in Giotto c'è Cimabue, ma è Giotto. E poi alla fine della mostra questo tema del passaggio da un artista all'altro ritorna, perché la mostra si conclude con gli atti d'amore, i tantissimi registi, da Spielberg fino da Spielberg fino a Tarantino, fino alle serie televisive, fino ai videogiochi, ai Simpson, una piccola goccia di coloro che hanno voluto citare Sergio Leone. Sempre accade. Che cos'è? L'avete un po' detto, è un omaggio, una celebrazione e anche una lezione. C'è tanta, diciamo, lezione dentro la mostra, che però appunto passa attraverso questo, diciamo, incredibile esercizio di edonismo, rivedere, toccare e poi cogliere delle cose che non sapevi, non conoscevi, non vedevi. Se, diciamo, dovessi dare un secondo nome a questa mostra, la chiamerei Oltre l'ovvio. Ed è oltre tutti gli stereotipi che all'epoca hanno spinto, diciamo, la critica a guardare con scetticismo, se non fosse altro, con distanza, e anche noi appassionati, noi sono di quelli che l'ha visti, si scarica, li vede in ogni forma possibile, e guardandoli in modo esterno, non sempre con l'occhio che invece nelle vostre parole cura attenzione di ciascun dettaglio. Io non so, dico una cosa, una specie di bestemmia, perché sono cinematografica, ma ho sempre trovato un'attenzione alla costruzione della scena che a me richiamava sempre la testa a Sandemieschi di Eisenstein. Cioè c'è un modo di costruire ogni porzione dell'inquadratura, del suono, dei ritmi, dei tempi, che richiede una progettazione infinita. Io non so se fosse una progettazione intuitiva, quindi stava seduto alla camera, la vedeva, la faceva così, o era tutta costruita. Ma c'è incredibilmente una costruzione
perfetta, che non, di ogni dettaglio, in cui peraltro si gioca e si sconfigge un'abitudine del tempo che era quella di accorciare i film, cioè si ricostruisce il tempo lento e diventa un tempo di enorme emozione. Parlavi dell'apertura del film, ma è costante, mezzo dibattito, dovrei tornare diciamo sul dettino del Goxina, il duello finale per una volta è questo. No, è tutto costruito su questo meccanismo della dilatazione del tempo, del gioco, quindi è una veramente straordinaria lezione che uno fa godendo. Sono 20 giornate dedicate a Sergio Leone, ma Sergio Leone partendo dalla storia del padre e andando al mondo che girava intorno alla Casa del Cinema, e circa altrettanti incontri nelle biblioteche civiche, cui teniamo molto. Perché? Perché soprattutto la Casa del Cinema è il luogo che la città ha voluto dedicare al cinema anni fa e che continua a lavorare in questa direzione. Le biblioteche sono quel presidio culturale che arriva lontano dal centro della città. È una città che è enormemente estesa come Roma, sapete, su 1200 km2, Parigi sono 102, insomma, per avere un ordine di grandezza. Le persone che sono lontane dal centro hanno normalmente più difficoltà a incrociare la proposta culturale. Utilizzare le biblioteche è uno strumento per fargliela conoscere e quindi anche per stimolarle a sviluppare con se stesse la domanda è: vado a vedere la mostra di Sergio Leone, che certamente